C'è molto di autobiografico in questo film. Perché ha scelto proprio questo momento per farlo? È una cosa che ha avuto una lunga gestazione, è stata meditato a lungo o gli è venuto in mente di recente? No, è un film che sì, doveva partire un 5-6 anni fa, poi un film sul 68 italiano, poi proprio in quel periodo usciva il film di Bertolucci, The Dreamers, sempre sul 68. Ci siamo fermati così, come dico scherzosamente, per rispetto al maestro Bertolucci, abbiamo rimandato di qualche anno, eccoci che 3 anni fa abbiamo ricostruita tutta la mia storia con la mia biografia, con la biografia di questi compagni di quegli anni, ed è venuto fuori il film che è appunto la storia di ragazzi che hanno vissuto un periodo, un anno che ha sconvolto il mondo, in tutto il mondo. Come dice Obama, se non ci fosse stato il 68, oggi non avremmo un presidente nero negli Stati Uniti. Questo già di per sé giustifica il film. Com'è stato relazionarsi a un periodo che uno non ha vissuto? Come ha fatto la ricerca per capire il periodo, l'ambiente, le caratteristiche di quell'epoca? Ma diciamo, il 68 è un argomento così attuale che pur essendo passati 40 anni è inevitabile che se ne discute, ma io ne sento parlare, mi sono documentato dal primo anno del liceo, quando abbiamo fatto la prima autogestione, parlavamo mentre facevamo autogestione, mi ricordo a scuola era inevitabile cercare di scoprire, di capire che cosa fosse successo in quegli anni. Quindi la cosa incredibile è che se ne parla molto di più di quanto uno magari immagina, soprattutto nelle giovani generazioni. Cioè c'è un desiderio di capire che cosa è successo, come mai quella generazione, quei ragazzi hanno avuto il coraggio veramente di mettersi in gioco e cercare di realizzare un sogno, un'utopia, un ideale. Quindi attraverso questo processo naturale, nella mia crescita, mi sono documentato, ho letto, ho visto film, ho parlato e poi ho conosciuto persone che veramente l'hanno fatto e che mi hanno raccontato, come in questo caso Michele, che è stato il regista, in questa mia esperienza, veramente che cosa è successo, e quindi tutto questo ha formato in me un'idea.